poc'anzi, la giornalista di Rai 3 mi ha confidato, un microfono spento, dice: io sono stata attiva per un certo periodo di tempo in Alto Adige, ma sono provvedute perché è un livello basso di istruzione, sono, però hanno imparato il marketing, hanno imparato a vendere il loro lavoro, cioè cosa che non riusciamo a fare qui ai Castelli. Ma i motivi, secondo me, quando entrati vanno proprio ricercati, proprio nel fare, è vero che non si parla, è verissimo, però si dovrebbe cominciare a, come si dice, a trovare il logo dei Castelli, prendere l'immagine dei Castelli. Secondo me in via della Pulitia non potrà essere discusso la terrazza panoramica, che è un panorama, un bene culturale, il panorama è un bene culturale, è un ministero di beni culturali. Quindi quelli sono momenti aggregativi, perché da una Pulitia di questo genere è difficile nei luoghi urbani che viene portato. Quindi dal punto di vista del marketing, l'idea di questo genere, secondo me, è geniale. Professore Rieti, scusi signora, io ripeto, tutte cose bellissime, anche quelle che ha detto il presidente dell'ente parco, però se non si smette di rubare la vela di Calatrava, la funicolare a Rocca di Papa e cose simili, a Frascati 6 milioni e 3 per rifare le mura del Varadier che stanno lì chiuse, se non si smette di fare questo spreco che nessuno paga perché nessuno va in galera, però andiamo avanti.